Abbiamo celebrato la festa del 26 gennaio e adesso siamo entrati nel periodo che si chiama il tempo dopo l'Epifania. Quest'anno questo periodo durerà fino al 17 febbraio. Il tempo dopo l'Epifania ha come tema l'Epifania, ossia la manifestazione della divinità di Cristo. Nel tempo dopo l'Epifania vediamo Cristo che agisce come Dio, Cristo che fa una serie di miracoli per rivelare a noi la sua identità divina e per testare in noi la fede. In queste domeniche d'arte le parole di Cristo manifestano la sua autorità divina. Oggi cambia l'acqua in vino e domenica prossima guarisce un malato a distanza. La domenica seguente comanda al mare e al vento. Abbiamo una serie di prove che Gesù è Dio. E oggi nella liturgia c'era il primo miracolo di Cristo, quello delle nozze, il nozze di Cana, e quando il Signore ha trasformato l'acqua in vino. E l'ultima frase che mi aveva importantissima. Così Gesù in Cana di Galilea dette principio ai miracoli e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Cristo manifesta la sua gloria ai suoi discepoli, ossia alla sua Chiesa. La Chiesa che in questi primi giorni della missione pubblica di Gesù è appena nata come chiamata degli Apostoli prima. Gli Apostoli vedono dentro la gloria di Cristo, credono in Lui e ai Suoi seguaci e ai servi dell'ambiente perché Egli si rivela. Notiamo che l'arcipreste non si accorge che Gesù abbia trasformato l'acqua in vino. Lui pensa che lo sposo ha conservato da qualche parte un vino migliore e si sorprende che lo sposo ha deciso di servirlo non all'inizio delle feste come si fanno normalmente. L'arcipreste, ossia il maestro di casa, il maestro di tavola, una specie di maggiordomo, che doveva essere al corrente della situazione, lui che doveva organizzare quando e come i vari piatti e vini venivano serviti, non si accorge che il vino manca e poi non si accorge l'ottimo vino che i servitori gli portano per essere assaggiato è stato il risultato di un miracolo fatto da Gesù. Cristo non rivela la sua gloria a tutti, rivela la sua gloria alla sua Chiesa e la Chiesa a sua volta rivela la gloria di Cristo ai suoi membri generazione dopo generazione, fino ai nostri giorni, fino al tempo presente, nel contesto della Sacra Liturgia. Con il battesimo a noi viene comunicato la disposizione di ricevere tutte le verità che Cristo ha trasmesso alla sua Chiesa. Con il battesimo diventiamo sensibili, recettivi alla verità di Cristo e alla gloria di Cristo. Acquistiamo la capacità di vedere nei miracoli di Cristo, nelle opere di Cristo, la manifestazione della sua divinità gloriosa. E Cristo spiega, questo è il caso, quando dice ai giudei che non credono in lui, le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza, ma voi non credete perché non siete mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e
fede che è stata coltivata in noi attraverso anni di catechismo e la nostra esperienza diretta e forza salvifica di Cristo ha confermato la fede in noi. Abbiamo sperimentato la potenza di Cristo nelle nostre vite personali. Sappiamo essere elevati e migliorati dalle sue grazie. E ogni anno questa fede viene nutrita in noi dalla liturgia della Chiesa, dentro il contesto della messa oggi, secondo la messa ordinaria. Sentiamo il profondo delle nostre vite e ogni anno avviene un'epifania. La gloria di Cristo ci viene rivelata. Grazie alla testimonianza della Chiesa, grazie alla liturgia della Chiesa, Cristo si rivela a